oggi qui alle Due Torri di Stezzano, come vedete, grandi campioni. Stiamo parlando di Box Madone, ma anche di altri campioni, insomma, di altre società per questo D-Fight. Io parlo con Alex Gualandris, che è di Box Madone, per cercare di capire innanzitutto chi sono questi plurimedagliati o pluricinturati che abbiamo qui in parte a noi, e soprattutto per capire che cosa è successo oggi, che cosa succederà. Sì, allora, niente, il D-Fight è un evento che è iniziato 3 anni fa, io l'ho iniziato per scherzo, e in soli 3 anni ha avuto un exploit, diciamo, a livello esagerato. Abbiamo atleti di altissimo livello in soli 3 anni, di cui ovviamente sono qui in parte a me i fratelli Huyer, ma non perché siano della Box Madone stessa, ma bensì perché loro proprio hanno solcato i ring di tutto il mondo. Loro adesso vengono freschi da un combattimento ad Amsterdam. Dovevamo essere il 18 giugno a Dubai, ma un contratto che abbiamo stretto settimana scorsa, che ci vede andare a Las Vegas il 4 luglio, questo fa sì in modo che Dubai lo rimanderemo alla prossima data. Senti, noi oggi qui alle Due Torri abbiamo visto questo ring e vedremo questi grandi campioni di varie discipline, quindi dalla Thai Box alla K1 e alla Box. Sì. Allora sì, noi il 24 maggio al Palasport di Madone vedremo dalle 6 del pomeriggio la Talent League Boxing. La Talent League Boxing non è niente altro che un torneo organizzato da Roberto Cammarelle, ormai lo conosciamo tutti, pluricampione del mondo e pluricampione olimpico, dove lui presenzierà quel giorno, quindi avremo modo anche di avere questo grande campione. E faremo 8 match di box, di cui vedremo un mio pugile che si chiama Ferrere Alessandro, che secondo me è da guardare, che è uno dei pugili dei 69 kg più forti in Italia. Poi vedremo, finita gli 8 match, inizierà appunto il D-Fight con uno show di apertura, e vedremo appunto questi 9 match di kickboxing, di K1 e di Muay Thai. Tra i nomi ovviamente più rinomati avremo appunto Cindy Huyer, che farà il match clou, Bobo, che farà la semifinale. Bobo è suo fratello, è il soprannome, il nickname di battaglia, che farà la semifinale Elite. Poi avremo Pinto Elio, il campione d'Europa, Avogado Alessandro, campione d'Europa, Piense Enrico, campione del mondo, ripeto, la pluricampionessa mondiale Cindy Huyer. E poi avremo anche nei primi match dei nuovi talenti che secondo noi potranno far bene poi in futuro per il nostro D-Fight, e non solo, anche perché vorremmo solcare anche qualche ring europeo quantomeno con queste nuove promesse. Quindi l'appuntamento è per il 24 maggio al Palazzetto di Madone, giusto? Sì, il 24 maggio al Palazzetto di Madone. Ricordo anche che ho dimenticato un atleta, non vorrei mai si offendesse, Andrea Roberti, perché comunque è un atleta che ha solcato anche lui ring in Thailandia, in Muay Thai, che farà un bellissimo match contro un croato, anche lui. Allora, io vengo da voi, allora mi è sembrata veramente particolare la vostra storia, perché insomma siete due fratelli, peraltro tu sei più giovane, tu sei un pochino più vecchia, parliamo proprio di un bricioli di anni. Allora, raccontateci un po' la vostra storia. Hai cominciato tu, Bobo, giusto? Sì, ho cominciato io nel 2007, così, quando ancora ero giovane, diciamo, ero un adolescente a 16 anni, veramente mi piaceva quest'arte. Diciamo il piccolo aneddoto della nostra storia, anche se sono più piccolo, ma difendevo sempre mia sorella confronto agli altri ragazzi, no? Perché bravo, ero fratello. Così. E poi sfortunatamente mi andò male una volta, allora dico dai, proviamo questo nuovo sport. E praticando questo sport non solo sono cambiato fisicamente, che mi sono evoluto, ma soprattutto mentalmente ho capito il vero spirito della Muay Thai, o comunque sia di questi sport da combattimento, che appunto ti accrescono spiritualmente e mentalmente, diciamo. Ecco, la cosa bella che mi diceva Bobo è che insomma tutti si immaginano che quando tu esci tu sia un tipo violento, invece assolutamente no, cioè proprio il contrario. Quando uscite dal ring avete voglia di stare tranquilli, avete voglia di divertirvi, siete dei ragazzi assolutamente normali. Certo, anzi, non per dire gli altri ragazzi di oggigiorno, però assolutamente non cerchiamo rogne oppure altri litigi in giro quando usciamo, anzi siamo sempre quelli che fanno da pacieri con tutti. Sì. È arrivata tua sorella ovviamente, che è arrivata prima all'anagrafe, ma poi sei arrivata in questo sport. Come, perché hai deciso, hai detto ma voglio provare anch'io? Inizialmente lui ha iniziato, poi io ero un po' restia nell'iniziare, perché ero un po', mi truccavo, non volevo sudare, tante cose da noi donne. Solo che poi ho detto ma sì, proviamo, e mi sono innamorata. Poi noi abbiamo iniziato comunque in Thailandia, quindi se inizi lì è tutto un altro spirito, e mi sono appassionata, quindi ho dedicato tutta la mia vita a questo sport.
Quindi voi siete insomma i tifosi migliori uno dell'altro, questo è? Siete, o c'è un po' di competizione tra i due? No, no, succedeva magari quando eravamo più piccoli, ecco, ma poi con gli anni è tutto passato e anzi io soffro di più quando combatte lei rispetto a quando devo combattere io, sono più emozionato. E i vostri genitori per chi tifano di più? Per entrambe. Quando vedono la loro bambina che le prende o che le dà? Brava, questa era la risposta corretta. Le do di più. Quindi. Questa è la risposta corretta. Allora io vi faccio notare, scusate, ecco, queste cinture che sono veramente, cioè dimostrano la caratura di questi atleti. Sarete anche stanchi di tenerle in mano perché sono pesanti. Noi li ringraziamo davvero non solo per la bravura ma per la disponibilità. Ringraziamo ovviamente il centro commerciale Le Due Torri di Stezzano che organizza sempre grandi eventi. Anche oggi l'abbiamo dimostrato. Come si dice, in bocca al lupo, no? Cos'è il termine? Ci piace? Va bene, allora ci piace, in bocca al lupo e che crepi questo lupo. Ciao, al 24 a Madone. Ciao, di fai.